Gentile collega, il caso che porto alla tua osservazione è paradigmatico come, anche se noi eseguiamo tutte le indagini, tutte le indagini necessarie, allorché si incontrano intestini ipercolici, poi ci possiamo trovare di fronte a una situazione nella quale tutti i parametri sono normali, ma ci sta un improvviso peggioramento, modifica del quadro, senza che poi dopo la nascita si verifichi alcunché, perché poi il feto, il neonato era perfetto. Avete visto una indagine di un regolare profilo, vedete qui un regolare cuore, tra poco voi vedrete che abbiamo come unico segno la presenza di un intestino iperecogeno che viene segnalato e viene segnalata l'opportunità di dover fare tutte le indagini, da quelle infettivologiche a quelle legate alle malattie genetiche, dall'amniocentesi allo studio della flussimetria, ma non troviamo niente. Ma qui devi guardare come appare l'intestino iperecogeno, ma il fegato perfettamente regolare. Hai solo anche un'ansa dilatata, ma vedi proprio in questa immagine, tu vedi l'ansa intestinale dilatata e sopra vedi il fegato che è perfettamente regolare. E lo rivedrai di nuovo anche in altre immagini in cui ti farò vedere questo. Naturalmente si andrà a studiare la flussimetria. Ecco qui tu per esempio vedi l'ansa intestinale dilatata e il fegato perfettamente regolare. Questa paziente fa tutte le indagini che deve fare infettivologiche, quelle usuali del TORCH, fa il cariotipo, fa il test della mucoviscidosi che risulta normale, ritorna alla nostra osservazione alla 33esima settimana e lì troveremo che l'intestino non è più dilatato, il fegato è pieno di calcificazioni di dimensioni più o meno varie e che osserviamo anche calcificazioni nell'ambito della milza. Come vedi si segue il solito protocollo, devi escludere la gestosi, devi escludere l'insufficienza, quindi l'insufficienza placentale. Nel fare l'ecografia tutto appariva perfettamente regolare, c'è una placentazione ottima. Ma ecco che la paziente ritorna, l'intestino non è più iperecogeno, però compare un quadro diverso a carico del fegato. Naturalmente in questi casi si deve vedere che non ci sia un ritardo di crescita, e non c'era, che non ci siano segni a carico della placenta che ci fanno indurre che ci sia qualche agente patogeno inusuale, non l'abbiamo trovato, che non ci sia, come ti ho detto, ritardo di crescita, che non ci siano segni di anemia, faremo lo studio della cerebrale media che apparirà regolare, non ci siano alterazioni a carico delle altre strutture, andiamo a vedere con attenzione il cervello, soprattutto i trigoni che appariranno normali, da un lato 9 e dall'altro 7, ma insomma i valori erano normali, ci sta forse una leggera cardiomegalia, se tu osservi l'area cardiaca è diciamo la metà di quella del torace ad occhio e lo vedrai anche qui che ci sta questa, con un cuore perfettamente regolare, ma già hai visto una calcificazione e mo le vedrai che il segno principe in questo caso sarà dato dalla presenza di molteplici calcificazioni lungo la glissoniana e anche a carico della milza. Alcune di queste calcificazioni sono anche abbastanza grosse, ne troverai una di 13-14 mm. Non c'è ritardo di crescita, te l'ho già detto che in questi casi a volte nelle patologie infettive ci può essere il ritardo di crescita. Ci sta un'ottima flussimetria dell'ombelicale che testimonia che la placenta è in ottime condizioni, non ci sta un ridotto ritardo, un'aumentata resistenza placentare. Andiamo a vedere la cerebrale che è ottima, per cui non teniamo neanche segni vaghi di una possibile anemia. Andremo a fare tutti i parametri, tutte le flussimetrie, sia l'ombelicale che la cerebrale. Qui tu vedi che ho diminuito l'insonazione per vedere meglio la calcificazione ed essere certo che non sia un falso. Ne vedi una a carico del lobo sinistro epatico. Devi andare a vedere anche che non ci siano altre anomalie, che non ci siano
segni a carico del rene, che qui appare perfettamente regolare, e andremo dopo a vedere che anche a 38 settimane abbiamo avuto una regolare crescita. Tra poco usciranno le immagini della 38esima settimana. Qui vedi la grossa calcificazione che ci sta, che misura circa 13-14 mm, che riguarda il fegato, ma ci stanno anche tante piccole a carico della milza. La paziente ritornerà a termine di gravidanza, a 38 settimane, mostrerà una crescita regolare, si segnalerà, avrà rifatto di nuovo tutti i test infettivologici che saranno risultati normali. Alla nascita ci sarà la presenza di calcificazioni epatiche, ma la bimba era ed è in ottima salute, per cui non siamo riusciti a trovare quale sia stata la causa che abbia determinato questa situazione, perché non c'erano né malattie metaboliche, né malattie infettive, né aneuploidie. Alla fine il dato verrà controllato nel tempo dal neonatologo. Vedete una placenta perfetta e siamo arrivati. Qui stiamo a 33 settimane, tra poco usciranno gli esami della 38esima settimana. E quindi che cosa dire? Che l'importante è informare, fare tutte le indagini possibili ed immaginabili, rendere edotta la gestante della necessità di controllarla anche dopo la nascita, rendere edotto il neonatologo della necessità del fatto che non si è trovato né una gestosi, né un'infezione, né un'aneuploidia, né un'anemia che potevano giustificare questo. Qui vedete la grossa calcificazione che ci sta, che è di circa 14 mm, come era d'altronde il mese precedente, cioè questa è a 33 settimane, la troveremo di dimensioni invariate a termine. Non vediamo alcuna alterazione, vediamo anche piccole calcificazioni a livello della milza. Ecco, qui vedi anche il conodomo. Ti devi ricordare sempre che deve essere fatto uno studio attento flussimetrico. Qui vedi che l'intestino era stato quello che ci aveva spinto ad essere attenti, oramai è diventato normale. Siamo arrivati a termine di gravidanza, ripeteremo sempre biometria della testa, biometria dell'addome, studio del cuore, studio degli arti, placenta, liquido, flussimetria, e segnaleremo che non ci sta niente, saremo cautamente ottimisti. Vedi anche un ottimo mantello sviluppato, quella cardiomegalia che avevamo visto nell'esame precedente è rimasta tale e quale, non c'è stata un'ingravescenza, possiamo anche dichiararla addirittura normale. Vedi sempre queste piccole calcificazioni che ti sto facendo vedere, che non sono dei falsi perché sono lungo la glissoniana, e alcune come quelle là che abbiamo visto, qui ne hai visto anche quelle a carico della milza, alcune quelle che abbiamo visto, questa che vediamo qui è piuttosto grandicella. Stanno uscendo le ultime immagini, rivedrai di nuovo studio della placenta, studio del liquido, studio della flussimetria, tutto apparirà normale e per fortuna il finale sarà roseo. Mancano le ultime immagini, rivediamo di nuovo la cerebrale media che è ottima, tutti i parametri flussimetrici appariranno regolari. Io ti ringrazio dell'attenzione mentre stanno per scorrere le ultime immagini, nelle quali vedrai come segno principale le calcificazioni epatiche. Ricordati sempre che deve essere valutato che non ci sia un ritardo di crescita, che è frequente nelle infezioni e nelle gestosi, non c'era. Grazie, grazie dell'attenzione.